Un saluto a tutti gli amici di celaremagazine.it da Alessandro La Croce. Siamo oggi in compagnia di Asus Transformer Pad Infinity per l'unboxing e diciamo le caratteristiche tecniche di questo interessantissimo tablet. Apriamo la confezione, che non è quella definitiva nel nostro caso. Ovviamente abbiamo in cima il nostro tablet, che vediamo tra pochi istanti, il cavo USB proprietario per collegare il tablet al computer, ma anche per ricaricare la batteria tramite appunto questo adattatore che è possibile personalizzare in base al proprio tipo di presa. Ora è un po' duro, ecco fatto, si cambia questo piccolo adattatore e si inserisce quello della propria presa. Nella nostra confezione, che ripetiamo non essere quella definitiva, abbiamo trovato anche l'adattatore per la presa inglese e un secondo adattatore. Probabilmente nella versione commercializzata ci sarà solo quella del paese di riferimento. Ma prendiamo il tablet. Come potete vedere, questa è un'evoluzione del primo Transformer Prime. Abbiamo un'estetica che è molto simile a quella del tablet già lanciato da Asus qualche mese fa. Vi racconto un po' quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo dispositivo. Partiamo innanzitutto dallo schermo, schermo che migliora ulteriormente rispetto al già buon Transformer Prime. Siamo sempre sui 10,1 pollici di diagonale, cresce la risoluzione che è pari a 1920x1200 e quindi di conseguenza cresce anche la densità, che arriva fino a 224 pixel per pollice. Il pannello utilizzato è sempre un pannello Super IPS Plus e, come potete vedere, la luminosità del tablet cambia molto a seconda se si sceglie la funzione Super IPS Plus o meno. Diciamo che è una modalità ottimale per quando si è all'esterno e quindi c'è una luce diretta del sole, in quanto migliora notevolmente la qualità di lettura, ad esempio, di un ebook. Sulla parte frontale abbiamo anche un sensore di luminosità e una fotocamera da 2 megapixel per le videochiamate. Passiamo alla parte inferiore del tablet, abbiamo lo slot per collegare il cavo che vi ho mostrato in precedenza, due fori che andranno ad incastrarsi nella dock a forma di tastiera, dock che è venduta in questo caso separatamente ad un prezzo di 149€ ed è in grado di trasformare il tablet in un vero e proprio netbook. A sinistra slot per la micro SD che incrementa ulteriormente la memoria pari a 64 GB presenti in questo modello, foro per il microfono, porta mini HDMI per collegare il tablet ad un monitor esterno e ingresso per gli auricolari da 3,5 mm. Sulla parte superiore abbiamo tasto di accensione e spegnimento, ma anche LED che ci notifica la carica, e sulla parte destra i bilanciere del volume. Il lato destro è completamente privo di tasti, abbiamo solo un secondo foro per il microfono, mentre nella parte inferiore abbiamo la stessa cover di alluminio spazzolato molto resistente, già vista sul Transformer Prime, fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED e terzo microfono. La fotocamera è anche in grado di registrare video in full HD. A bordo abbiamo la versione 4.03 di Android, quindi Ice Cream Sandwich, personalizzata come nel caso di Prime dall'interfaccia proprietaria di Asus. All'interno invece troviamo un processore quad core, precisamente stiamo parlando del chipset di Nvidia, il Tegra 3, che in questo caso lavora ad una frequenza leggermente superiore rispetto al Transformer Prime, parliamo quindi di 1,6 GHz contro 1,3 del Transformer Prime. La memoria RAM è sempre di 1 GB, così come la scheda video, che è sempre a 12 core. In questo caso la connettività è limitata al Wi-Fi BGN, con sana BGN, e al Bluetooth 4.0, manca il modulo 3G. Per questa prima visione del tablet è tutto, vi ho raccontato un po' quelle che sono le caratteristiche tecniche di quello che sicuramente è uno dei migliori tablet attualmente in commercio. Il prezzo di Transformer Pad Infinity è pari a 599€ per la sola versione tablet. Come vi dicevo, la tastiera, la dock a forma di tastiera, va acquistata separatamente. Per questo primo contatto è tutto, da Alessandro La Croce, ciao ciao!